Buonasera. Ciao. E dunque, Aram, non ho capito l'ultima parola, scusa. Aram, qua. Alla milanese? L'hai detto troppo all'italiano. L'hai detto esattamente come lo dice lui a ogni intervista. Quarti. Ma noi italianizziamo le cose, no? All'indesso. Io sono di oltre posa, non mi fai un po' aperta, completo. Perfetto. Niente, in realtà è Aram Quartet, però qui in casa nostra perdoniamo tutto. È stato bellissimo rientrare qua in questo luogo che noi consideriamo sacro, lo consideravamo ancora prima di metterci piede. Chi ha seguito la trasmissione saprà sicuramente che qui facevamo le prove, l'assegnazione, brani, insomma era diventata una nostra seconda casa dopo il loft. E quindi ritornarci dopo tutto l'attaccamento che avevamo al CPM è bellissimo, non ci tornavamo da allora praticamente. Quindi, infatti prima di venire qua dentro siamo andati a visitare le salette qui dove provavamo, c'era il pianoforte, la chitarra, è stata una bella sensazione. Quindi beati voi che ve lo godete ogni giorno, ma niente. Speriamo di. Ci studieremo al CPM. Ha detto bene Michele, nel senso che voi ci state tutti i giorni, noi per 3 mesi, però in quei 3 mesi siamo cresciuti tantissimo, perché qui si respira una musica, un'area di musica intensissima, per cui. Niente. Io spero che voi abbiate almeno un po' di spumante bevuto, un po' di panettone anche, in realtà abbiamo preso il primo bicchiere prima. Noi speriamo che ce ne sia dell'altro in realtà, quindi siete in buona compagnia. Perfetto. Niente, non abbiamo preparato niente perché loro stanno, come dicevo, registrando il loro disco, sono qui negli studi dell'amico Lucio Fabri. Per cui intanto vi farei un altro grandissimo applauso, grazie di essere venuti. Grazie, piacerissimo nostro davvero. Magari tornerete a presentare il vostro disco qui un giorno. Ma sicuramente sì, anche perché oggi è stata un'improvvisata, appunto è arrivata la telefonata allo studio di Lucio e non siamo riusciti a dire di no perché non vedevamo l'ora di tornare. Mi ha detto Lucio, aspetta, interrompiamo, facciamo una pausa di un pomeriggio, interrompiamo le registrazioni perché dobbiamo andare a salutare la CPM e ritorneremo appena usciremo da qui. Siamo usciti dal disco, non dallo studio. Adesso abbiamo visto lo spumante, abbiamo chiamato Lucio, ha detto Lucio aspetta ancora un'oretta che dobbiamo ampere. Saluto anche di Franco che ho sentito questa mattina. Tra l'altro io racconterei, se mi permetti, un aneddoto su Franco Mussida, sul maestro Franco Mussida. Siccome io in prima persona sono un grandissimo fan della PFM, sono cresciuto con la musica della prima famiglia anche Marconi. In seconda persona. Ok, in seconda persona anche ancora, comunque tutti noi quattro. E quindi quando siamo venuti a provare le prime volte qui all'interno della trasmissione, io non sapevo che ci portassero al CPM e che fosse di Franco Mussida, ignorantemente. E quando ho visto Franco Mussida uscire dall'ascensore, per me era come vedere un po'. Per quelli che sono stati i miei ascolti, comunque un mio idolo, diciamo, così infantilmente lo dico. Niente, lui ha detto ciao, come va? Bene, perché per me era una cosa, lui mi chiedeva come andassero le cose, come se fossi un conoscente, così. Invece per me era un'emozione particolare, e lui è il capo di tutta questa struttura, quindi figurati, arrivare oggi ad essere ospiti così per questa festa di chiusura per Natale. Allora racconta l'aneddoto, come fu. L'aneddoto più brutto. No, quello è stato il secondo giorno. Allora, quello fu bellissimo perché lui invece poi è successo che eseguimmo un pezzo in trasmissione, The Lion Sleeps Tonight, per problemi d'ascolto, diciamo, in trasmissione io attaccai una nota non al massimo delle mie potenzialità. La cosa bella che per posto anche poi mi ha chiesto, ma secondo te si è sentito molto? Io gli facevo, no, figura. Era una nota un po' crescente, no? Un po' tanto si sentiva. Un tono sopra, sto scherzando. Allora, praticamente, niente, incontriamo Franco il giorno dopo, con quell'esibizione. Franco ha detto, ragazzi, per la prima volta ieri vi ho visto, mi avete detto, eravate stati bravi con Bohemian Rhapsody, tu quella nota, cioè, lo disse a me, capito? Non mi ha detto, bravi, bravissimi, la prima cosa che ha detto, quella nota, fantastico. Però, niente, vabbè, capito. Mentre io ho ricordato, adesso che siamo saliti sopra nel camerino, un altro aneddoto particolarissimo, perché proprio là dentro, salendo le scale,
c'è una scrivania in cui un bel giorno ci chiamò Morgan, era la settimana prima della finale, disse: ragazzi, vi devo far ascoltare un pezzo fantastico che ho scritto per voi, e là dentro ci fece ascoltare Chi per la prima volta. Quindi abbiamo ricordato. La scrivania comincia a accumulare ricordi, dai, questo è un buon segno. Come tutto questo luogo di fondo. Ragazzi, grazie mille, veramente. Grazie a voi. Vi auguro tutto il bene come ve lo auguriamo tutti noi. Se speriamo di rivederci presto. Siete ufficialmente invitati alla nostra prossima Open Week ad aprile, magari se riuscite a passare di qua. Con piacerissimo, davvero. Niente. No, ci fate qualcosa. Tu stai bene col bambino più lungo. Una piccola, un accenno. Facciamo. Dai. Che facciamo? Facciamo il classico. Facciamo un classico. Un classicone. Facciamo. Ormai è diventato un classico nostro. Un classico a cappella, perché quando c'è da improvvisare qualcosa è quello che rende meglio. Che poi ci ha portato tanto fortuna, quindi. Aaron Quartet. Un pezzettino di Bohemian Rhapsody. Andiamo con uno, Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, escape from reality. I'm just a fool boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Grazie a voi, a presto. Grazie, grazie. Buon auguri a tutti. No, no, allora abbiamo anche noi un regalo per voi. Allora sta. Solo un simbolo della. Le ragazze vi hanno preparato un ricordo perché. Perché raccogliendo il materiale, ordinando un po' gli archivi delle nostre esperienze anche comuni dell'anno scorso, hanno scovato un paio di chicche interessanti che adesso non possiamo proiettare per far vedere a tutti, ma ve le regaliamo. Sono un po' di fotografie che vi vedono sudati e impegnati, sorridenti o molto tutto sudati. Grazie ancora. Grazie a voi. Rosa rossa d'amore questa. Grazie. Allora potete annunciare voi la prossima band. La prossima band è delle classi di musica d'insieme. Nome? Bellula labile. Ragazzi, chiudiamoceli insieme.